Ed è proprio un gran bel Milan, quello che vince per 2-0 in maniera netta contro il Marsiglia, è un amichevole di lusso, se così si può dire, davanti a 60.000 spettatori al Velodrome. Milan anche spettacolo, perché è stata una partita giocata in maniera pazzesca da parte della squadra di Stefano Pioli, giocata in maniera magistrale, soprattutto nel primo tempo con i due gol, gol di Junior Messias e gol di Olivier Giroud, che quando gioca la butta sempre dentro. Veramente un gran bel Milan, applausi a tutti i rossoneri. Nel secondo tempo le solite rotazioni, è entrato Leao, Gabbia, è entrato Lazetic, ma la notizia più bella è il rientro di Simon Kjær dopo 8 mesi di assenza. 8 mesi di assenza per la lesione al legamento crociato. Da dicembre, dal primo dicembre, quando si era infortunato quella maledetta sera sul campo del Genoa, è tornato il 31 luglio in amichevole contro il Marsiglia. 8 mesi di assenza dai campi da gioco per Kjær, che è tornato nel finale, ha giocato pochi minuti, ma è la notizia più bella perché il Milan non solo recupera un giocatore, quindi dal punto di vista tecnico Stefano Pioli ha un giocatore in più in difesa, e che giocatore, ma soprattutto lo merita l'uomo Simon Kjær, perché lui ha sofferto tantissimo in questi mesi in cui ha visto i compagni esultare, gioire per la vittoria dello scudetto, e questo sicuramente ha alleviato un po' il dolore fisico a Simon Kjær. Però per un giocatore come lui, per un vichingo come lui, è difficile rimanere fuori dai campi da gioco per ben 8 mesi, quindi siamo davvero felici dal punto di vista umano per rivedere in campo Simon Kjær dopo tutti questi mesi di sofferenza. Bella notizia, credo che sia la più bella della partita, perché il Milan ha un giocatore in più per l'inizio della stagione. È vero, non si può schierare sin dall'inizio Kjær, perché bisogna ancora testare, bisogna che rientri in maniera graduale, però ecco, un passo alla volta, e abbiamo rivediamo finalmente in campo questo grande giocatore, questo grande leader, un leader silenzioso. Quindi un bel in bocca al lupo e un bel bentornato a Simon Kjær dopo questo lunghissimo infortunio. Cosa ci ha detto la partita contro il Marsiglia? Ci ha detto che Junior Messias si vuole giocare le sue carte. So che questa frase e questa affermazione non trova il consenso in tanti di voi che state guardando questo video. Io li leggo i vostri messaggi, non c'è grande fiducia nei confronti di Messias, e sappiamo che l'anno scorso non ha fatto sicuramente una grande stagione. Però quest'anno, in questo precampionato, l'ho visto leggermente diverso. Anche oggi contro il Marsiglia, un gol bellissimo. Questo tiro a giro dal lato destro del campo, la sua solita manovra, il gol alla Messias, perché comunque ne ha già fatti di gol, diciamo, con questo tipo di movimento. Ed è un Messias che poi si è fatto trovare pronto anche sull'azione del 2-0. Servendo l'assist per Olivier Giroud, quindi guardo un po' chi è tra i migliori in campo: Junior Messias. Può essere anche questa una notizia, perché viene sempre bistrattato, viene sempre trattato male, ma lui l'aveva detto in un'intervista, ha detto: quest'anno voglio togliermi anche io delle soddisfazioni, perché so che posso dare di più. In effetti l'anno scorso Messias aveva cominciato male a causa dell'infortunio, era rimasto 1,5 mesi fuori, vi ricordate, a fine agosto. Poi di nuovo l'infortunio dopo la partita contro l'Atalanta, dove era entrato e purtroppo era stato sfortunato con quei due episodi. Secondo me una situazione che lo aveva anche un po' penalizzato. Poi il gol contro l'Atletico Madrid in Champions League lo aveva rigenerato, perché il Milan torna a vincere e a segnare in Champions con una bella vittoria 1-0 in casa dell'Atletico, con Junior Messias, colpo di testa nel finale, diciamo apoteosi per il Milan, ed è merito di Junior Messias. Poi non ha tenuto il passo, non è stato continuo, secondo me anche dal punto di vista atletico ha avuto dei problemi.
quest'anno vuole riscattarsi, quest'anno vuole fare bene. Il Milan lo ha prelevato a titolo definitivo dal Crotone per circa 4,2 milioni. Vuole scommettere su Junior Messias e vediamo se può essere la sua stagione, una stagione di rilancio. Tu guarda però Junior Messias che zitto zitto è stato sicuramente tra i migliori in campo contro il Marsiglia, con un gol bellissimo e anche un assist per Olivier Giroud. Un Olivier Giroud che quando gioca la butta sempre dentro, giocatore ormai collaudato in area di rigore. Quando dai la palla a Giroud, o segna o la butta dentro o sfiora il gol, e non ce n'è. È un bomber di razza, è un giocatore che quando ha la palla giusta riesce sempre ad essere determinante, giocatore che comunque sarà titolare in questo inizio di campionato, perché Origi sta ancora svolgendo questo percorso di recupero. Tant'è vero che nemmeno oggi ha giocato, tant'è vero che nemmeno oggi è stato utilizzato nemmeno un minuto da parte di mister Pioli. Siamo al 31 di luglio, vediamo se riuscirà a giocare settimana prossima contro il Vicenza il 6 di agosto, ma secondo me è difficile. Già è importante aver recuperato Kier in attacco, quindi credo che contro il contro l'Udinese a inizio campionato il 13 di agosto ci sarà ancora Origi, Giroud, Olivier Giroud, con Origi che sta ancora recuperando. E c'è anche un Lazetic che per ora non è ancora partito. Il Milan se lo tiene lì in panchina, magari anche in attesa del rientro a pieno ritmo da parte di Origi. C'è anche Rebic, che comunque ha fatto un buon inizio precampionato. Sostanzialmente sappiamo che lui è o la terza scelta in attacco dopo Origi, Giroud, c'è lui, il croato, oppure è il sostituto di Leao a sinistra. Ancora una buona prestazione anche da parte di Adli, che continua a convincere. Questa volta non ha iniziato dal primo minuto, però comunque un giocatore che quando ha la palla tra i piedi sa cosa fare, e questo piace tanto. Quando ha la palla tra i piedi è un ragazzo che ragiona, studia l'avversario, cerca il movimento giusto per l'inserimento, ma anche per servire i compagni di squadra. E questo è davvero una carta importante per mister Stefano Pioli. Questa sera era atteso a Milano De Ketelaere, rispettiamo le pronunce. Il Milan non ha ancora ufficializzato il suo programma di sbarco, quindi evidentemente è slittata di qualche ora, sarà nella giornata di domani. Annunceremo a questo punto, aspettando anche le comunicazioni del club rossonero, il suo arrivo a Milano nelle prossime ore, con l'accoglienza sia da parte nostra, che saremo negli aeroporti milanesi, vedremo se Malpensa o Linate, ma anche da parte vostra, che sono sicuro avete tanta voglia di dare il benvenuto a questo grande acquisto del Milan, questo colpo del Milan di 35 milioni di euro bonus compresi. Chiudo questo video con una riflessione. Secondo me il Milan meriterebbe un po' di più di rispetto da parte di tutti, perché ogni volta viene sempre sottovalutato. Milan che viene sottovalutato e poi va in campo e vince le partite, vince anche bene, convincendo. Sembra sempre che gli attuali giocatori in campo siano tutti scarsi, e l'unica soluzione che c'è per migliorare questa squadra sia il calciomercato. E invece poi il Milan puntualmente va in campo e dimostra di sapersela cavare più che bene. Quindi probabilmente meriterebbe un po' più di rispetto e di considerazione, visto anche che contro il Marsiglia il Milan ha fatto una gran bella figura, e parliamo di una squadra che comunque ha delle qualità, è una buona squadra. Milan che ha avuto solamente quello sbandamento contro lo ZTE, la squadra ungherese, poi per il resto anche contro il Colonia ha fatto una bella figura, una bella partita, ha vinto meritatamente. Quindi secondo me questi giocatori che hanno vinto lo scudetto 2-3 mesi fa
meriterebbero leggermente più considerazione e più rispetto da parte di tutti. E poi c'è sicuramente il mercato, dove bisogna migliorare la rosa con acquisti a centrocampo, in difesa. Vediamo se c'è anche possibilità di fare qualche altra cosa lì davanti, ma questo Milan è comunque una squadra competitiva e non lo dimentichiamo.